circa un anno fa, mentre cercavo il custode del tribunale, che mi avevano detto che era sceso negli archivi, e fu una cosa bellissima sentire l'odore proprio della carta, perché nel passato ero stato archivista. E quando dentro questo archivio trovai la stanza, quella delle meraviglie, dove c'era la parte antica della documentazione penale del tribunale, fu un'emozione tipo quella che deve aver provato Belzoni quando scoprì l'ingresso della piramide di Khefren nel 1818. Ma l'emozione più grande in assoluto è stata quando, in questa stanza che conteneva tutta questa storia, trovai quasi nascosto un fascicolo particolare, un piccolo fascicolo, che raccontava una storia nuova su un personaggio molto conosciuto. Era il fascicolo dell'omicidio di Norma Crenti, al che mi resi conto di aver trovato il Santo Graal della conoscenza storica della Resistenza a Maremma. Allora, quando Oriano mi ha parlato della scoperta di questo famosissimo fascicolo, il 576, tra l'altro un fascicolo a carico di ignoti, ovviamente abbiamo pensato subito di condividere questa scoperta. E se non attraverso un libro, come far arrivare agli altri il contenuto di questi atti inediti? E ci siamo messi al lavoro. Abbiamo subito sentito proprio di condividere queste ultime ore di Norma Parenti attraverso le testimonianze che emergono in questo fascicolo. Ed è per questo che il libro ha come titolo L'ultimo giorno insieme a Norma Parenti, proprio perché per testimoniare il nostro coinvolgimento emotivo a quelle che sono state proprio le ultime ore vissute dalla giovane donna.